2018, 2017, 2018. Cotton Club contro Cottini, Staibano Gomme. La lista dei partecipanti alla gara. Cottini, Staibano Gomme in maglia rossa con il numero 11, Danilo Aquino. Numero 33, Danilo D'Ambrosio. 10, Daniele Dorazio. 1, Alberto Galassi, il capitano. 9, Patrizio Pascucci. 19, Simone Abbondanza. 5, Fabrizio Antonini. 77, Mattia Petricca. 6, Marco Gonnella. Senza numero, Michele Gallaccio. 44, Gianni Vasselli. 24, Edoardo Urbani. 63, Antonio D'Ambrosio. 78, Emanuele Mancini, agli ordini di mister Pietro Filoso. Cotton Club numero 7, Daniele Piro. 23, Davide Lefebvre. 44, Andrea Innocenzi. 21, il capitano Alessandro Zamperini. 1, Simone Santarelli. 24, Fabrizio Nolano. 10, Fabio Tinazzi. 32, Alessio Piccheri. 4, Alessandro Barbarella. 22, Cristian Conti. 6, Federico Blandino. 8, Alessio Empoli. 11, Jess David Marcarunas. Agli ordini di mister Flaviano Pinna. Buona gara a tutti. Avere una storia, sognare di scriverne una, l'immensa qualità di chi gioca questo campionato fa la differenza con tutto il resto. Cotton e Cottini questo lo sanno bene da anni, per l'ennesimo trionfo quelli di Pinna per la prima coppa di massima serie, quelli di Filoso. Torniamo in campo, torna la Lega Calcio a 8 dalla Stella Azzurra, via dei Cocchieri, Roma, Cotton Club, Cottini, Staibano Gomme, la finale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto sul punto di battuta per il Cotton Club, cioè se non andiamo errati, il principe Davide Lefebvre, il calcio d'inizio da Cristian Conti tirando direttamente contro il piccolo muro posto dal Cottini, Staibano Gomme, la penultima squadra incrociata dai campioni d'Italia del Cotton Club, l'ultima ad imporre per ben due volte nella scorsa stagione il pari all'interno dei 50 minuti ad una corazzata, quella del presidente Giuseppucci che ritrova tra gli altri Flaviano Pinna in panchina, una non vittoria all'interno del campo, qui attenzione alla percussione immediatamente in aria, l'occasione, la palla rimane lì, in qualche modo Galassi se la ritrova tra le braccia chiamandola e la fa sua. Partenza subito aggressiva del Cotton Club, che sa quanto una squadra come il Cottini Staibano Gomme, che si è tra le altre cose anche rinforzata in quest'estate di diaspora in un certo senso dalla Serie A della Lega Calcio 8, dove sono 11 squadre sono rimaste accreditate per quanto riguarda il campionato di massima serie. Questa diaspora in un certo senso ha fatto sì che il livello generale delle squadre sia salito in maniera prepotente, perché i campioni sempre qui sono rimasti a dire la loro, prova a dire la sua, il Cotton Club dalla destra con un cross teso e il Cottini ben serragliato in area di rigore riesce per ora a respingere. C'è un pallone sgonfio, si prende qualche secondo in più Fabio Tinazzi, è la partita che inaugura a tutti gli effetti la stagione e si ricomincia qui dalla Stella Azzurra, un catino storico per quanto riguarda la Serie A della Lega Calcio a 8, un campo che non vedeva da 3 anni una finale di Supercoppa Italiana, l'ultima è stata vinta dal Checco dello Scapicollo ai calci di rigore contro il Pizza Boom Trastevere. Il Cotton ancora sulla destra, ma riparte bene centralmente il Cottini, almeno sino all'anticipo imperioso di Zamperini, che poi va a lottare col numero 78, se non andiamo errati, Mancini. Un altro rilancio, occhio che c'è la buona occasione per Pascucci, che la mette a terra, la controlla, poi calamitando a sé degli uomini, ma arretrando. Pascucci che da quella posizione segnò il gol del vantaggio nella finale di Coppa Italia, seppur eravamo in quell'occasione allo Sport City. Ancora Pascucci da posizione defilata, gli concedono solo fallo laterale.
Cotton Club che gioca con Cristian Conti, centrale di difesa, Zamperini più largo a sinistra o in generale con più capacità e possibilità di andare ad offendere in pressing. Ora il possesso è però dopo un avvio difficile, complicato del Cottini Staibano Gomme. Siamo giunti circa al quarto minuto nel corso della sfida e nemmeno al quarto minuto, siamo ancora naturalmente 0-0 con Pascucci che la gioca bene all'indietro e parte la prima conclusione del Cottini, l'ha tentata il numero 11 Danilo Aquino, sfera che scorre sul fondo. Tanti giocatori, tanti assi del Cottini Staibano Gomme non l'abbiamo visti così spesso nella passata stagione, ma hanno promesso al presidente Staibano di essere più vicini alla squadra e più, con più continuità all'interno delle 20 giornate che animeranno la regular season in partenza proprio lunedì prossimo con 4 sfide, 2 allo Sport City, 1 al Green Club dove spicca il derby tra la Roma Calcio a 8 e la Lazio, mentre sale Conti che calcia Galassi, poi Lefebvre perde l'attimo per il tiro e la calcia sull'esterno del palco. Evento benefico tra le altre cose a cura di Assotutela della Polisportiva Mar Lazio, è stato il preludio, il prologo di questa finale di Supercoppa Italiana tra Cotton Club e Cottini. Galassi si attarda con la palla tra i piedi e finisce infatti per mettere in difficoltà un compagno lì a sinistra, era Gonnella, fallo laterale battuto, Lefebvre la rigioca sulla destra dove il numero 7 del Cotton Piro decide di ragionare di nuovo, Conti è ultimo uomo, tiene il pallone e lo gioca bene in verticale, lo stop a deludere l'avversario di Lefebvre, c'è stato un tocco però proprio da parte del numero 23 che va a chiedere scusa, calcio di punizione per quelli di Filoso. Mancini, contrasto, chiamano un calcio di punizione qui sotto con D'Ambrosio, non viene accordato, quindi di nuovo Cotton a partire dalla catena di destra difensiva. Tinazzi, rischia Tinazzi e la lascia lì a disposizione del Cottini che dal lato corto dell'area di rigore potrebbe anche crossare, lo fa con un buon lancio a rimorchio fuori dove però c'è un grande anticipo di Zamperini, poi corre Blandino, si presenta al limite dell'area, la finta di Blandino, il tiro che esce di un nulla. C'è stata una deviazione sul tiro del numero 6 del Cotton Club, sarà perciò calcio d'angolo e seconda occasione nel corso di questi primi 5 minuti a disposizione dei campioni d'Italia che hanno avuto un inizio di gara molto deciso, seppure il Cottini si sta difendendo in maniera molto compatta. Corner lungo sul secondo palo, solito terzo tempo e poi Lefebvre prende la mira e sentenzia Galassi, è l'1-0 del Cotton Club, segna lui, sempre il principe, 1-0. Davide Lefebvre, giocatore da anni ormai del Cotton Club, ma pensate alla sua prima finale in generale tra Coppa Italia e finali scudetto. Il Cotton Club ha giocato e vinto le ultime 3 in ordine di tempo, Lefebvre non ha mai potuto presenziare, così come alle 2 di Coppa Italia, per una serie di sfortunatissimi eventi. Oggi va a suggellare la sua prima finale, l'uomo delle notti importanti, dell'unica finale appunto dove non è dovuto partire con problemi fisici. La reazione immediata del Cottini, ma è una sfera regalata a Santarelli. Tinazzi, troppo docile, poi Nolano con una mezza finta si libera di un avversario, la dà a Piro che gioca ancora diligentemente, forse troppo, infatti il pressing del Cottini, la scivolata di Conti su Pascucci, Pascucci però non si arrende, torna da D'Ambrosio per vie centrali il Cottini Staibano Gomme con un errore, Piro che aggredisce, attenzione che prova ad andarsene in dribbling, è una partita ad altissimi ritmi in questi primi minuti ed è lo stesso tipo di gara che ci aspettiamo un po' da tutte le gare di regular season che andremo a vivere, ricordiamolo ancora a partire del lunedì 16 ottobre con l'unico posticipo che vedrà proprio il Cottini Staibano Gomme impegnato sul terreno dell'Empire contro lo Steaua 2005. Il passaggio lungo linea di Zamperini è ben intelletto, poi una deviazione, allora ancora Blandino, uomo d'ordine, si fa pressare e cambia deliziosamente gioco verso Tinazzi. Con la calma propria delle sue qualità Tinazzi porta sfera e va da Nolano, quindi Conti. Buon lancio, la sponda, Lefebvre la controlla, equilibrio precario, finisce per perdere infatti il pallone, Pascucci gioca ancora bene da boa venendo incontro, quindi Emanuele Mancini che conosceremo sicuramente nel corso di quest'anno, è uno dei nuovi tesserati del Cottini Staibano Gomme, ce ne sono molti in lista in generale.
Ancora Mancini. Dialoga con un compagno, Lefebvre s'applica anche in difesa però, quindi Blandino, Nolano, di nuovo Lefebvre, da Blandino. Zamperini gira sulla fascia destra. La rimessa laterale sarà ancora a disposizione del Cotton, Continazzi. Daniele Piro. È trattenuto, l'arbitro vede il tocco su Piro che va tra l'altro a chiedere scusa a Marco Gonnella che nella finale di Coppa Italia si era fatto malissimo durante un contrasto con Cristian Conti cadendo a terra, un bruttissimo infortunio con frattura esposta al mignolo della mano destra che tutti ricordiamo con un brivido. Qui Pascucci il brivido lo fa venire a Santarelli che lo lascia colpevolmente lì, poi riprendendosi dal suo stesso errore. Pascucci. Sale di giri il Cottini, Gonnella, di nuovo da Pascucci, il tiro contro un avversario, altra occasione potenziale, ma con calma si torna da Zamperini, lunghissima sventagliata a cercare la sponda aerea di Lefebvre. Piro va a proporsi il numero 6 del Cotton a centro area, Piro vuole andare però ancora dall'autore del gol dell'1-0 con un buon assist, Mancini la tiene lì, poi il rilancio ancora prima di tutti Pascucci che la gioca qui a destra da D'Ambrosio, dribbling tentato, si frappone tra avversario e pallone, il giocatore del Cotton, quindi calcio di punizione per i campioni d'Italia, sembra volersene incaricare Conti, che è segnato su calcio di punizione questo weekend durante la gara del suo play-out, lascia però l'incombenza della battuta a Nolano, corta la soluzione ancora da Conti, Tinazzi, porta palla Tinazzi, se la porta quasi sul calcio d'angolo fino ad un cross deviato per un calcio d'angolo dove vedremo molto probabilmente salire le torri del Cotton Club qui vicino a noi da osservatori speciali, lo saranno per tutto l'anno, saranno gli occhi che selezioneranno, intanto il calcio d'angolo del Cotton è ribattuto, gli occhi che selezioneranno i più valevoli giocatori tra Serie A, A2 e B per la rappresentativa, ve ne parliamo a breve perché è stato battuto il calcio d'angolo e c'è un altro controllo di Lefebvre, seconda botta da fuori, stavolta splendida all'incrocio dei pali, è sempre il principe, anche applausi da fuori ora, 2-0. Dicevamo degli occhi che dovranno osservare la rappresentativa, la creazione della rappresentativa, tutta quella serie di talenti da pescare in tutti i campi della Lega Calcio A8, non solo in Serie A, per portarli poi a sfide dirette contro la squadra che riposerà nei vari turni di regular season. Inutile dire che Emiliano Pirri e Marco Zinghini su tutti che sono qui a seguire l'alba di questa stagione avranno già colto indicazioni molto molto interessanti per quanto riguarda l'uomo che per ora sta decidendo la gara e potrebbe essere a tutti gli effetti inserito già da ora tra i papabili per un eventuale stage di fine anno all'interno della rappresentativa. Se lo conosciamo un minimo ti racconterà di come lui non faccia stage o provini, ma tutti i giocatori indipendentemente dal nome dovranno passare sotto le forche caudine delle riprese, delle telecronache, degli osservatori di Fanner che gireranno, lo ripetiamo ancora, ogni settimana un diverso girone di Serie A2 di B, avendo naturalmente un occhio privilegiato per la massima serie che da anni viene, che viene scandita dai tempi stessi dell'informazione targata Fanner, alla ricerca di questi talenti, di tanti giocatori che evidentemente non conosciamo o di tanti che via via allenandosi e albergando in questo campionato da anni possono a tutti gli effetti dimostrare anche miglioramenti rispetto alle passate stagioni. Qui il Cotton si addormenta un attimo, lascia lì il pallone al Cottini come un cobra a centro area, attendeva Pascucci, il calo di concentrazione dei campioni d'Italia è immediatamente punito dal 9 del Cottini, la gara è aperta, è 1-2. Pascucci che poi tenta di mandarla in orbita al timeout chiamato dal direttore di gara, probabilmente su indicazione Cotton. Dicevamo di Pirri e Zinghini, ci ha raggiunto qui in cabina di commento, chiederemo conto durante la prossima pausa dei primi valori che sono già a tutti gli effetti emersi da questa finale di Supercoppa Italiana, già 3 reti nell'arco di 12 minuti e 30 circa, col Cotton che si riversa immediatamente in avanti con Nolano, toccato, va a terra, calcio di punizione per il Cotton. Emiliano, l'1-2 del Cottini quando probabilmente ci attendevamo la solita gara di controllo del Cotton dopo un avvio feroce da parte di quelli di Pinna.
Sì, Alessandro, buonasera a tutti. Abbiamo visto sicuramente una partenza sprint del Cotton, ma il Cottini si è saputo rendere pericoloso tutte le volte che si è fatto trovare dalle parti dell'area di rigore del Cotton, quindi una partita che posso dire finora tirata e con un risultato che può ancora essere in bilico. Risultato che sì, è a tutti gli effetti in bilico, come in bilico è la scelta tra chi sarà il battitore del calcio di punizione. Sembra partire Nolano, infatti è così, Galassi respinge centralmente, poi mischia in aria e Lefebvre vicino alla tripletta, ma con un fallo secondo l'arbitro. Altra occasione importante questa per il Cotton Club, creata da Fermo. Vedevate, mentre le proteste di Lefebvre si sono prolungate e troppo, comunque no, c'è da rettificare il punto di battuta del calcio di punizione. Dimostrazione comunque a tutti gli effetti di carattere da parte del Cottini e Stebano Gombe, che subiti due gol da una squadra che 388 giorni fa ha perso l'ultima gara sui 50 minuti. È andato comunque a pressare, ha trovato la disattenzione della catena difensiva del Cotton Club per quanto riguarda il settore di centrodestra. Pina sta richiamando nel frattempo un nervoso Lefebvre in panchina. Alla prossima occasione utile, molto probabilmente, vedremo l'ingresso di Alessandro Barbarella. Mancini, lungo lancio di Mancini in area di rigore, lo stop. Tinazzi, l'ultimo a toccarla, sarà calcio d'angolo ed entra in effetti Barbarella. Calcio d'angolo Cottini, gli uomini in maglia rossa arrembano l'area di rigore con soli due uomini. Viene pescato infatti fuori il destro, deviato da parte di Mancini. Altro calcio d'angolo, Emiliano, come cambia la gara con Barbarella al posto di Lefebvre? Sicuramente ora il Cottini potrà cercare un po' più di profondità, un po' più di rapidità lì davanti, però manca forse un po' di qualità rispetto a quello che può dare Lefebvre. Tiro al volo, centrata ancora la schiena di un giocatore del Cotton Club, l'arbitro vede un controllo col braccio e quindi punizione dalla media distanza per il Cottini. C'è Piero che allarga le braccia incredulo, ma l'azione è già ripartita. Quelli di Filoso non accennano assolutamente a diminuire i ritmi serrati che stiamo vivendo da inizio gara, acuiti anche dal corto e stretto terreno di gioco della Stella Azzurra, dicevamo, della Supercoppa italiana, che torna qui a disputare una finale dopo quella giocatasi tra Checco dello Scapicollo e Pizza Boom Trastevere, dopo quella trionfo del Cotton contro il Checco dello Scapicollo due anni fa per 2-0 in quel dello Sport City, sempre di Alvaro del Portillo, e la rete decisiva di Simone Mirante, quest'anno in forza la SS Lazio calcio a 8 di Andrea Maria Liguori, a decidere l'ultima finale di Supercoppa italiana, a decidere quella che è ad ora l'ultima sconfitta in ordine di tempo di una squadra che da quel punto in poi ha concesso una piccola manciata di pareggi in campionato e poi tutte vittorie fino all'ultima gara dello scorso anno, la finale scudetto vinta appunto contro la Pisana, ma continua ad attaccare il Cottini Stebano Gomme, che è qui qualificato come finalista della Coppa Italia dello scorso anno. Il cross è però un assist a Tinazzi che ricomincia direttamente da Nolano. Blandino, toccato ed è calcio di punizione, anche richiamo verbale da parte del direttore di gara. Come ti sta sembrando per ora l'intesa a centrocampo tra Piro, esterno destro del Cotton, e i suoi compagni? C'è sicuramente tanta intesa, ma lasciami aggiungere, Alessandro, che l'entrata in campo di Barbarella forse fa anche intravedere una sorta di rispetto e anche forse di timore da parte di Flaviano Pinna, che cerca quindi di aiutare in fase difensiva i suoi uomini con l'entrata di Barbarella, che potrebbe aiutare un po' di più rispetto alle Febbre. Altra chiave di lettura, quella della grande propensione al sacrificio da parte di Alessandro Barbarella, che lo scorso anno è giunto in sordina nella rosa dei campioni d'Italia del Cotton Club e che ha però a fine anno totalizzato più reti di tutti i suoi compagni, diventando il principe dei marcatori della squadra che ha poi vinto il campionato. Aveva esordito nella stagione precedente con il Code 272, qui è in possesso, subito elegante, s'appoggia da Zamperini che può anche tirare e lo fa contro un avversario. Quindi il 19 è abbondanza, tiene il pallone con esperienza e lo gioca vicino a sé da Mancini. Non ha paura di fare il metronomo, seppur pressato Mancini si libera di Nolano che ha commesso fallo. L'azione però praticamente non si è fermata e prosegue centralmente l'assalto di quelli di Filoso verso il pari, qui s'allaccia Conti con un avversario, contrasto abbastanza energico a centrocampo, ne vedremo sicuramente altri, Emiliano.
Sicuramente sarà una partita giocata anche sull'agonismo, sono due squadre molto, molto fisiche, ma potremo vedere anche molto spettacolo, l'abbiamo già visto con tre ottimi gol. Dalla sinistra ora il Cottini stebano come il cross di Gonnella è ancora deviato in calcio d'angolo dalla puntuale chiusura di Conti e vediamo se rispetto a prima saranno di più i giocatori di Filoso ad attaccare l'area di rigore di Santarelli. Si muove al centro Dorazio, lo cercano sul secondo palo dove però non può arrivare nemmeno D'Ambrosio ed è forse il Cottini stebano come almeno anche con qualche interprete che vediamo seduto in panchina, una squadra che dal punto di vista dell'altezza media può mettere sotto scacco i giocatori del Cottone, può riuscire anche a fermarne l'incedere quando i Marcantoni che si trovano nella difesa di Flaviano Pinna vanno inevitabilmente anche a saltare sui calci d'angolo a favore. D'Ambrosio da Mancino, ha alzato il pallone da D'Ambrosio con piede educato al centro dove nessuno attende, dall'altro lato la tiene viva Gonnella in qualche modo, il contrasto Aquino, riesce in un fazzoletto ad andarsene Aquino, poi la sfera scorre, arriva D'Ambrosio, potrebbe calciare, carica infatti il destro e c'è Empoli molto attento sulla traiettoria del tiro. Petricca. Di nuovo il numero 77 del Cottini. Dritto di fronte a sé a D'Ambrosio. Provano a controllare il possesso col 77 che va dal 33. È D'Ambrosio. Dal fondo il tiro cross. Santarelli attento con la mano destra. Il numero 11 poi del Cotton Club che è Macarunas. Vanno al lancio lungo, lotta a Barbarella, non l'hanno a mettere ordine per la salita di Capitan Zamperini che gode di un certo spazio anche per prendere la mira. Zamperini, il cross è basso seppur teso, il Cottini lo mette fuori, lo rende utile per un tentativo di ripartenza dalla sinistra. Pressing ancora alto, poi un rilancio, doppia deviazione, fallo laterale per il Cottini Stefano Gomme, due i pareggi entrambi per 1-1. Alla nona giornata di campionato e nella finale di Coppa Italia tra queste due squadre è terminata invece 0-3 in favore del Cotton Club, una gara comunque equilibrata in quel dell'Atletico 2000. Qui attenzione all'avanzata buona di Dorazio e la palla esce di un nulla, non c'è stata deviazione ed era però sì Daniele Dorazio a tentare il mancino per i ragazzi del presidente Francesco Stebano, vicinissimi al pari, e il Cotton che dopo aver subito il gol dell'1-2 non ha più creato occasioni fondamentali come fatto invece in avvio. Di nuovo Zamperini ad anticipare, buona per ora la sua gara in controllo della metà campo del Cotton. Tinazzi, Santarelli, spazza la sua area, anticipo di testa netto però del Cottini. Quindi da sinistra il passaggio e c'è ostruzione di Nolano, punizione Cottini. Avrai notato Alessandro che il Cottini è riuscito spesso a rendersi pericoloso proprio sulla sinistra, è lì che la squadra di Filoso sta cercando di spingere, vedremo se riusciranno a trovare il pareggio. Anche perché sulla propria destra c'è l'equivalente fascia di sinistra difensiva del Cotton dove sembra essere davvero in gran forma nonostante ci troviamo all'inizio della stagione capitano Alessandro Zamperini, per ora da quel lato sono giunti molti meno pericoli rispetto al lato di Tinazzi, senza volerne far colpe al numero 10, ministro della difesa del Cotton Club. 3 in barriera, punizione per il Cottini, traiettoria con deviazione, con piede fin troppo morbido se ne lamenta Santarelli, la sfera finisce per sua fortuna in calcio d'angolo. Del calcio d'angolo si occupa Dorazio, vede la soluzione corta di Mancini, il cross morbido a centro area di rigore a svettare il Cotton e poi attenzione a Macarunas, la giocata così e così in una profondità dove nessuno dei suoi compagni era andato ad inserirsi. Manca forse ancora un po' di confidenza con il calcio a 8, quindi in generale con i suoi compagni di squadra Emiliano, che invece da tanti anni operano all'interno dello stesso terreno di gioco con la stessa casacca, quella del Cotton appunto, con a tutti gli effetti anche pochi acquisti che ogni anno vengono posti in essere, quindi rimane, attenzione nel frattempo, il Cottini dal limite. Il tiro è contrato, diciamo, pochi acquisti per un Cotton forse abituato a giocare con questi giocatori.
Ci vuole un po' di tempo per Makarunas. Sì, è sicuramente difficile entrare all'interno di un gruppo che già è stabile e solido da parecchi anni, che ha fatto, oramai possiamo dirlo, la storia della Lega. Qui però un'apertura, diciamo, un po' ad occhi chiusi da parte di Makarunas. Comunque vedremo come proseguirà la sua partita. Conti a destra, c'è il tentativo di dribbling proprio del numero 11, che però perde contatto con la sfera. Serve una chiusura attenta di Andrea Innocenti. Sta alternando tutti i suoi uomini in campo già all'interno del primo tempo. Flaviano Pinna, che era solito fare così non nella passata stagione, dove la squadra è stata magistralmente tenuta da Piccheri, ma fino a due stagioni fa, appunto. Dorazio, aggredito da Conti, dice di aver toccato il pallone, ha invece preso in pieno il 10 del Cottini. C'è del pubblico accreditato come osservatore per quanto riguarda questa gara, altri si sono alternati prima dell'inizio con l'evento benefico a cura di Asso Tutela, Lega Calcio 8 naturalmente, e Polisportiva Mar Lazio. Da sinistra il Cottini, Dorazio si scava lo spazio, va a terra dribblando un avversario, l'arbitro non concede il calcio di punizione, scatena le proteste della panchina di Staibano, anche un cartellino giallo che arriva. Emiliano, qui Dorazio e Conti a brutto muso. C'è stato sicuramente un contatto, difficile poi stabilire se quel contatto potesse veramente procurare quella caduta o seppure si è un po' anche lasciato andare il numero 19 del Cottini. Volano, il buono scambio al limite, ha calciato alto sulla traversa col piede debole Barbarella, un attimo distratto dalle proteste verso i direttori di gara per la punizione non concessa, dicevamo dell'entità del contatto. Dorazio, che da quella posizione sicuramente non aveva nessun interesse a cadere al limite dell'area di rigore con la porta a 7 metri spalancata di fronte. L'ultimo uomo è stato Conti, che molto probabilmente con mestiere è andato a portare il suo intervento al limite. Limite che per quanto riguarda l'arbitro non ha rappresentato una infrazione tale da commettere calcio di punizione. Qui la punizione è assegnata al Cottini, anche se rimane a terra Alessandro Barbarella. Il duplice fischio tra l'altro del direttore di gara sul mini infortunio a Barbarella ci manda al riposo sul punteggio di 2-1. Emiliano, indicazioni interessanti da entrambe le squadre, li ritroviamo, possiamo dirlo, un po' come le abbiamo lasciate. Sì, sicuramente da sottolineare l'uscita di Lefebvre, che ha praticamente annullato la pericolosità in avanti del Cotton. È uscito un po' di più il Cottini, staremo a vedere cosa accadrà nel secondo tempo. Dalla Stella Azzurra per la finale di Supercoppa Italiana, al 25esimo nel primo tempo, in attesa della ripresa, il Cotton Club è avanti 2-1 contro il Cottini Staibano Gomme. Ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità, c'è un fischio del direttore di gara che vuole mandare fuori dal campo chi non è addetto alla ripresa del gioco. Si gioca 8 contro 8, andiamo anche a riepilogare molto velocemente quali sono i partecipanti a questa finale di Supercoppa Italiana, stagione 2017-2018, che inaugura l'anno qui della Stella Azzurra, iniziando dagli sfidanti che sono in svantaggio, per sfidanti non a tutti gli effetti, ma dalla finalista di Coppa Italia che si è qualificata avendo giocato quella gara in quel di maggio. Del Cottini, 11 Aquino, poi D'Ambrosio, Dorazio. Nel frattempo Dorazio prova da centrocampo, la sfera non si abbassa, in porta c'è Galassi, poi Pascucci Abbondanza, Antonini, Petricca, Gonnella, Gallaccio. Il lancio di Innocenti nel frattempo è sul petto di Barbarella, che la copre bene, riesce anche ad allargarla, parte la conclusione in diagonale, Galassi ancora così e così, poi il Cottini completa il disimpegno con un buon lancio, Innocenti si fa scappare l'uomo, è Danilo Aquino, il brevigliino numero 11 di Filoso, che la tiene incollata al piede, poi cambia direzione, riesce a darla sulla sovrapposizione, il passaggio dentro e si divora il 2-2 il Cottini qui. Grande occasione a disposizione di Dorazio, che ce l'ha messa tutta per mettere dentro quel 2-2 in estirada sul secondo palo. Eravamo giunti ad Antonini, quindi Petricca, Gonnella, Gallaccio, Vasselli, Urbani, D'Ambrosio e Mancini nel Cotton Club. Piero Lefebvre, Innocenti, segnato erroneamente Innocenzi,
Zamperini, Santarelli, Nolano, Tinazzi, Piccheri e Barbarella. Qui anticipato il tiro da fuori di Nolano, è una telefonata, poi Tinazzi, dicevamo, Piccheri, Barbarella, Conti, Blandino, Empoli e Macarunà. Pinna che torna in panchina per una gara ufficiale del Cotton Club da primo tecnico dopo aver a tutti gli effetti aver lasciato, scusate, la squadra lo scorso anno nelle mani comunque sicure che hanno portato grandi risultati come quelle di Piccheri. Qui con l'esterno stava tentando il super gol Aquino, gliene abbiamo già visti fare tanti Emiliano. Tu da reporter quasi fisso all'Atletico 2000 delle gesta del Cottini, ne avrai viste di tutti i colori da questo giocatore, seppur non molto presente lo scorso anno. Sì, come giustamente ci ricordi, è stato presente solamente nella seconda parte del girone di ritorno, ha fatto vedere veramente grandi cose ed ha aiutato anche lui a risollevarsi la propria squadra e a portarla alla salvezza. Una salvezza che è giunta senza l'ausilio dei playout per un Francesco Staibano che nel corso dell'estate ha avuto anche un momento generale di ripensamento per quanto riguardava la sua iscrizione alla Serie A della Lega Calcio 8 2017-2018. Qui un tentativo di trasformazione di Conti che cercava probabilmente una macchina parcheggiata o degli uomini che sono appena entrati nel circolo Stella Azzurra, non ce lo spieghiamo in altro modo. Dicevamo del Cottini, del ripensamento poi di Staibano che ha ritrovato attorno a sé tutti quei giocatori che nel corso del girone d'andata non sono stati presenti ed hanno abbassato il target qualitativo della squadra degli squali biancoverdi dell'Atletico 2000. Quest'anno con Baccari comunque vicino alla squadra, con il ritorno importante dal punto di vista umano e di preparazione alle gare, per quanto sia uno dei maggiori esperti di Lega Calcio 8 da tanti anni a questa parte, parliamo di Stefano Fratini, ha prevalso poi alla fine Emiliano la volontà del Cottini di riscriversi alla Lega, di farlo da protagonista. È sicuramente una notizia che ci ha reso felici in tanti, perché ora il Cottini diventa veramente una di quelle squadre storiche della Lega e anche stasera... Barbarella, scusami, dicevi... Prego, Alessandro, ti ho lasciato parlare. Sicuramente il Cottini sta dimostrando di avere la stessa esperienza del Cotton e proprio su questa esperienza sta cercando di giocarsi la partita e giocarsela alla pari. Giocarsela alla pari come ha potuto fare in finale di Coppa Italia quando erano tutti presenti i titolarissimi di Filoso. Un'annata particolare quella passata per il Cottini Staibano Gommi, poteva essere a tutti gli effetti quella della consacrazione. L'inizio con il Papero Antonini in panchina, attenzione al sinistro che attraversa tutta l'area di rigore nel frattempo da parte di Connella, dicevamo l'inizio con il Papero Antonini in panchina che sicuramente sapeva dare buone indicazioni e mettere in campo una squadra a cui mancavano comunque molti titolari. Il suo ritorno in cabina di regia, il ritorno nel ruolo che più gli compete, l'ex panchina d'oro Pietro Filoso, tornato appunto a sedersi in mezzo ai suoi giocatori in panca, ha fatto sì che progressivamente la squadra conoscesse poi un rendimento nel girone di ritorno similissimo a quella zona della Lega che era abituata ad abitare nelle passate stagioni. Conti. Stoppa male Piro, Innocenti deve correre velocemente per recuperare la posizione, Conti lascia il pertugio ad Orazio che si prende lo spazio, prova a girarsi, è pressato da Zamperini che usa anche le mani, Orazio resiste, prova ad andare dal fondo, la scivolata di Zamperini che poi si rialza e arriva di nuovo a contrasto, un cliente difficile, forse il più difficile del campionato Zamperini, Emiliano. Sì, sicuramente sta tenendo testa Aquino nonostante... possiamo dire forse fisicamente potrebbe avere la peggio. Crosso sul secondo palo. Ma comunque davanti il Cottini sta comunque cercando di rendersi pericoloso. Sappiamo che non è facile, conosciamo quel trio lì dietro, anche se adesso è uscito Tinazzi, non è un caso che noi avevamo notato un po' troppo apertura da parte del Cotton su quella fascia. È subito intervenuto Flaviano Pinna in questo secondo tempo con un cambio. Innocenti che è un po' il jolly, il primo cambio da poter usare dalla panchina per il Cotton Club, ha fatto il suo ingresso, qui rinvia male Galassi e non perdona Piro da fuori, controllo e destro sul rinvio sbagliato di Galassi. Dal possesso del Cottini nasce il 3-1 del Cotton Club. Saputo
sicuramente approfittarne. Non è il primo errore di Galassi di questa serata, non è stato precisissimo nelle respinte. Qui però si è dato proprio la zappa sui piedi. Ha rinviato male giocando con i piedi, un fondamentale che invece gli conoscevamo essere tra i suoi punti di forza. Perde un altro pallone sanguinoso il Cottini. Ed attenzione a Piro, che proprio col Cottini ha esordito nella Serie A della Lega Calcio 8, salvo poi essere acquisito dal Cotton, seppur con poche presenze all'attivo nelle ultime stagioni. Ha promesso di essere più vicino alla squadra per quanto riguarda questa regular season. Piro, qui ha recuperato palla il numero 6 del Cotton, quindi Conti. Conti verso uno stop impreciso, ma comunque tramutato in un passaggio utile da Lefebvre. Da sinistra, poi ci ha provato, crediamo, proprio Zamperini. Il pallone gli è stato toccato fuori ed è fallo laterale per il Cotton, che si ritrova in avvio di ripresa avanti di due reti. Siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo in questa finale di Supercoppa Italiana, quando Conti calcia la deviazione. Tramuta il pallone in una comoda parata per Galassi. Mancini, sale Mancini, la dà in diagonale, c'è il buon dribbling di Connella che poi rientra convergendo bene, viene sbalzato dall'intervento di Conti. Mancini, altra finta da fuori, rimane lui a pressare, poi a destra il tiro cross che parte, c'è una deviazione, altro brivido per Santarelli, altra occasione Cottini. Sopraggiunge in una vera e propria Thunder Reunion anche Saverio Felici. Cross lungo sul secondo palo, un tocco di testa, vediamo se Felici rimarrà ad osservare i minuti che ci separano dal termine della partita. In tutto, se non andiamo errati, 17, un bel parterre d'eccezione. Si aggiunge naturalmente anche la voce e la testa, gli occhi d'esperto calcistico di Saverio Felici a quelli di Marco Zinghini ed Emiliano Pirri e del resto della squadra che conoscerete, che già conoscete almeno a partire dalla scorsa stagione, per quanto riguarda coloro i quali vi daranno conto del torneo in tutte le sue sfaccettature sotto l'egida di Fanner e sotto soprattutto la nuova idea di creare una rappresentativa. Chiederemo a breve ad Emiliano qualcosa a proposito di questo, appena il gioco sarà fermo. Mancini, il lascia passare di Gallaccio, il contrasto con Gonnella. Emiliano, quale occasione rappresenterà, scusa poi il termine, la ripetizione, l'allitterazione, la rappresentativa per tutti quei giocatori che non conoscono le luci della ribalta della Serie A? Beh, darà sicuramente più stimoli a tutti quanti i giocatori e permetterà poi agli amanti e anche a noi giornalisti di poter seguire anche quei giocatori ai quali magari viene meno spesso posto il riflettore. Riflettore che deve ricominciare a porre anche sul cronometro. Il Cottini sta Ivano Gomme che sta pericolosamente abbassando il ritmo del suo attacco, invece indefesso nel primo tempo è portato sempre con gran tempo di gioco. Si va a destra, vuole infatti forzare la giocata D'Ambrosio che sembra averci sentito. La rabona ci ha fatto vedere in questo caso, crediamo, Zamperini. Piro. Piro dal lato corto, vuole sfidare un avversario che però ne conta i passi e va a sottrargli il pallone, trasformando l'azione da difensiva in offensiva. Si tratta, se non andiamo errati, del numero 19. È proprio abbondanza. Ora Antonini, già strapalla per Mancini. Il suo sinistro è sempre buona all'opposizione di Innocenti. Non è Antonini, ma Gallaccio del Cottini, il giocatore senza numero. Calcio d'angolo Cottini, battuto teso, spizzato e prolungato da un buon intervento a centro area. Mancini. Dal fondo guadagna, solo una rimessa laterale ancora in zona offensiva. Prova a rimanere col baricentro alto, scusate, il Cottini. Rimessa laterale al centro, il colpo di testa,
il numero 6 ad alzare un campanile, l'occasione da fuori per Dorazio che tenta il dribbling quando avrebbe potuto invece tirare e manda in 3 contro 3 il Cotton Club. Poi è errato però il passaggio a cercare l'inserimento da parte di Piro, pressing alto di Innocenti che commette fallo facendo andare a scorrere il corpo contro Gallaccio, altro giocatore Emiliano Gallaccio che l'Atletico 2000 ha fatto tanto parlare di sé anche nei momenti di crisi della squadra. Lui è uno di quelli che c'è stato anche nel girone d'andata. Sicuramente Alessandro c'è sempre stato e soprattutto si è sempre fatto notare a suon di gol. Tra l'altro la storia di Gallaccio la conosciamo, parte proprio dalle fila del Chelsea per arrivare sino all'Atletico 2000 e lui possiamo dirlo il bomber del Cottini. Buon pallone dato ancora alle Lefebvre. Lefebvre vorrebbe scambiarlo con un compagno, c'è il numero 6 che riesce ad andare dal buon inserimento di Empoli dal fondo. Non c'è deviazione, semplice rimessa dal fondo, tante le storie nella storia, tra virgolette, che può raccontarci la Lega Calcio 8 con esperti di campo che sono sì i reporter, ma sono in generale anche i tanti giocatori addetti ai lavori ed appassionati che ormai le conoscono a menadito. Proprio Gallaccio al lato corto per un cross, la solita azione del Cottini che non trae in inganno la difesa rocciosa del Cotton che ha 3 uomini sempre asserragliati in area, vuole quindi passare fuori ancora una volta il Cottini con Gonnella, alza troppo il compasso del suo tiro. Poteva sicuramente fare di più da lì. È arrivato troppo sbilanciato però con il corpo. Ed approfittiamo quindi del time out per prenderci una piccola pausa quando siamo giunti esattamente alla metà della ripresa. È 3-1 per il Cotton Club sul Cottini all'interno della finale di Supercoppa Italiana. All'incirca alla metà del secondo tempo si è pronti a riprendere il gioco dopo il time out che era stato chiamato dal Cotton Club che è in possesso di palla e in vantaggio per 3-1. Una partita strana però a tutti gli effetti, Emiliano, probabilmente perché siamo ad inizio anno, è la partita d'esordio, è vero che più o meno i valori sono rimasti quelli, ma è l'ambiente in generale che almeno sta sorprendendo il sottoscritto, c'è un clima di grande serenità in campo, naturalmente non vorremmo essere noi quelli ad aver chiamato un'inversione, diciamo, della morale da un momento all'altro, ma non noti un certo clima di giovialità diverso all'interno del terreno di gioco, tu che ne hai viste tante. C'è anche però da aggiungere che queste sono due squadre che si conoscono, che si rispettano, soprattutto anche il rispetto e l'amicizia che c'è tra i due presidenti, tra Staibano e Giuseppucci, e anche forse il fatto di volersi confrontare solamente calcisticamente sta mettendo a margine quello che può essere un'aggressività che rimane però solamente agonistica. Fallo laterale dentro, stava per segnare di stop praticamente Blandino e speriamo che permanga questo stesso clima mentre ci giunge una chiamata direttamente da un altro reporter, Filippo Di Camillo, dislocato stasera a Sport City. Non sappiamo dirvi davvero il perché stia chiamando tra l'altro a quest'ora non il sottoscritto ma Emiliano Pirri. Prosegue il Cottini col suo possesso di palla che lancia però Lefebvre in porta, Lefebvre salta Galassi e la tira sull'esterno della rete, si innamora troppo del pallone e del suo possesso il Cottini però. Sì, anche troppa sufficienza lì dietro da parte dei giocatori di Filoso, già hanno concesso praticamente una rete al Cotton, devono cercare di non ripetersi. Questo clima di giovialità generale, speriamo, dicevamo, si è replicato anche all'interno delle 20 giornate di regular season e della Coppa Italia che poi partirà contestualmente verso metà stagione o prima di dicembre. Cottini che non si arrende, cross dentro, con deviazione Santarelli, non evita il calcio d'angolo e quindi nuovo arrembaggio nell'area di rigore dei campioni d'Italia da parte del Cottini. Battuta bassa, Gallaccio la stoppa, la riesce a tenere danzando al limite dell'area di rigore, poi va a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora può scatenare la velocità Pirro con Lefebvre che attacca l'area di rigore. Pirro, l'ho chiamato Pirro per la vicinanza a me di Emiliano Pirri, per mia fortuna non è andato a segnare l'esterno del Cotton Club.
come permanga ancora comunque l'imbattibilità nei 50 minuti del Cotton, senza volerla tirare a nessuno, indipendentemente da come possano passare le stagioni, è testimonianza di grande attaccamento alla causa Lega Calcio 8 e di grande serietà anche dei vari partecipanti, dei vari giocatori. Emiliano, è un modello che però è imitato, imitato è una brutta parola, ma che è seguito anche a tutti gli effetti da altre realtà che si sono presentate in Serie A. Questo volevo chiederti: ci sono società di Serie A 2 che possono essere in grado di interpretare con lo stesso spirito di militaresca attenzione a Blandino in area? L'1-2 con Empoli e Blandino mette il punto esclamativo sul poker del Cotton Club, è 4-1. Sì, Alessandro, mi stavi chiedendo se c'è una squadra che sta imitando il Cotton. Sicuramente però è da imitare, e poi diciamo che potrebbe forse essere il Tormarancio, che ha una fede quantomeno nel gruppo veramente inossidabile. Poi c'è da ricordare anche la Golbet, che nonostante le tante delusioni proprio arrivate in fondo al percorso della Serie A, rimane comunque come maggior avversaria dei campioni d'Italia. Ha rinforzato il suo organico la Golbet Calcio a 8, l'ha fatto a suono di altisonanti colpi di mercato, Maramao e De Bernardo su tutti, col pallone d'oro Ruggero Massari, direttamente dalla Pisana Calcio a 8, così come De Bernardo quest'estate. C'è un'altra squadra che forse ha provato a farlo in sordina, che viene comunque con degli schemi e dei quadri societari già ben delineati ed ha dimostrato nei vari ruoli di avere sia competenza che passione, è la Lazio Calcio a 8. Te ne chiedo conto a breve, prima completiamo questo attacco del Cottini, che riesce ad andare ancora in orizzontale da Dorazio. Dorazio un paio di dribbling, l'appoggio ed è venuto ancora una volta fuori Petricca da Dorazio, desiste dal tiro, poi salta due uomini, si inerpica in un altro dribbling, riesce ad andare da un compagno, azione troppo funambolica ed elaborata quella del Cottini. Vanno invece sul pratico quelli del Cotton Club, che la portano dall'altra parte e calciano non lontano dal palo, qui Piro. Sì, Alessandro, non ho citato la Lazio solamente perché non mi ricorda il Cotton, in quanto la Lazio ha sicuramente una grande struttura societaria e ottimi calciatori, ma ripeto, in quanto a fede, in quanto a continuità, mi aspetto qualcosa di più da squadre come quella di Giuseppucci. Ti aspetti di più da squadre come va a terra nel frattempo Conti? Come quella di Giuseppucci, più che come quella del Tormarancio, scusami Alessandro, un lapsus freudiano. Anche perché vincere più dei 3 trofei su 3 che si potevano portare a casa nella scorsa stagione, davvero vediamo, non si possa fare, chissà, quello di mandare probabilmente tanti giocatori anche all'interno della rappresentativa di fine anno. Può essere a tutti gli effetti anche una conquista da considerarsi societaria per una squadra. Sicuramente è importante, perché sottolineerebbe altrettanto l'egemonia nella massima serie. Dobbiamo ricordare però l'anno scorso il piccolo neo della Supercoppa persa contro il Testaccio, mentre quest'anno il Cotton Club sembra voler partire subito forte senza dar nessun vantaggio agli avversari. Anche perché il vantaggio dato agli avversari potrebbe essere più difficile rispetto agli anni scorsi da recuperare, data il minor numero di partite che le squadre al computo totale della stagione dovranno effettuare. Il lancio a cambiare gioco è davvero molto bello da parte di Petricca, il controllo poi in aria, l'intervento coraggioso da parte di Macarunas, che la mette in calcio d'angolo. Va a marcare un uomo ma lo abbandona, è sul primo palo, invece il cross va sul secondo, staccano in molti ma finiscono per lanciare il contropiede di Barbarella, in 3 contro 2 decide di calciare Barbarella con un uomo a destra ed uno a sinistra. La reazione di Pinna in panchina non è esattamente da libro cuore. Sì, qui si fa sentire però anche il tanto lavoro in fase di contenimento, si è speso tanto il numero 4. Poi quando arriva in fondo manca sicuramente di lucidità. Attacco Cottini, cambio di fronte su Petricca, controllo così e così.
poi centralmente. È uscito dal campo Pascucci e si vede perché lì davanti manca quel punto di riferimento ottimo nel primo tempo per chiamar fuori a turno uno tra Conti e Zamperini. Qui Zamperini va a lanciare il suo lancio, è però per Galassi che riesce a tenerla in area di rigore, seppure sia finito fuori con i piedi, le mani erano saldamente coi guantoni verso il centro dell'area. È entrato anche Calabresi lì dietro a dar sostanza alla difesa del Cottini, che prosegue nel suo assalto con Mancini. Il Cotton contiene Mancini, per una sponda da fuori, un sinistro che parte, è debolissimo da parte di Petricca. Aquino chiamava il pallone, vanno spegnendosi Emiliano a tutti gli effetti le speranze di quelli di Filoso di riaprire la gara. Sì, sicuramente hanno influito molto i due gol segnati dal Cotton in questo secondo tempo, hanno un po' tarpato le ali del Cottini, e l'entrata di Calabresi servirebbe secondo me anche per dare un po' di spinta sui calci d'angolo. Non è riuscita a rendersi tanto pericolosa la formazione di Filoso nonostante ne abbia conquistati molti, anche perché è sempre difficile saltare in aria con gente come Conti e come Zamperini. Ed è difficile saltare in area di rigore sul calcio d'angolo qui alla Stella Azzurra, perché è davvero molto breve la distanza che intercorre tra il corner e il cuore dell'area anche. Certamente, Alessandro, e mi riallaccio a questo discorso anche per dire che tanto potrebbero ancora influire i tiri da fuori in un campo come questo, con calciatori come quelli che hanno sia il Cotton che il Cottini, potrebbero inventarsi veramente la magia dalla distanza. Anche se la magia è giunti al 23° minuto del secondo tempo, sul 4-1 per il Cotton Club, potrebbe anche non cambiare assolutamente nulla nel computo totale della gara, ma di spettacolo per qualche minuto ne vedremo ancora, in attesa di quello che ci regaleranno a partire da lunedì. Qui Empoli, Empoli! Fuori non di molto, si era tuffato Galassi, ma era vicino al pokerissimo il Cotton Club. Ha un po' mollato la linea difensiva e soprattutto le distanze tra i reparti. Il Cottini, che ha provato a giocarsela con le sue armi e giocando soprattutto a due tocchi, è un'idea coraggiosa, è un'idea sicuramente, Emiliano, da replicare durante l'anno, probabilmente contro i migliori pressatori della Serie A della Lega Calcio A8, non esattamente il modo migliore di affrontare la sfida. Sì, soprattutto, ripetiamo, in spazi così corti è difficile non farsi mettere in difficoltà da una squadra come il Cotton, però dobbiamo anche dire che il Cottini ha sempre giocato così, anche lo scorso anno ci ha fatto vedere grandi cose lì davanti. Il problema è sempre stata la fase difensiva per la squadra dell'Atletico 2000. Aquino, c'è un giocatore del Cotton che è rimasto a terra in area di rigore e probabilmente si è fatto male da solo. È Innocenti, non siamo riusciti a capire dalla ripresa cosa sia successo, e dalla gestualità di Innocenti diviene chiarissimo ciò che è accaduto. L'arbitro scherzosamente ha fatto anche segno con le mani di voler utilizzare il VAR. Sportivamente Empoli restituisce il pallone a Galassi. Calabresi, due di recupero, Gallaccio, il suo sinistro, Santarelli attento, poi libera il Cotton. Fino ad un certo punto, perché Blandino si addormenta in un certo senso, ci va a credere sulla fascia d'Orazio. La tiene il mago d'Orazio andando da Mancini, buono comunque il suo esordio nonostante la sconfitta che sta maturando per i suoi, chiediamo scusa per i continui errori. Nel frattempo il pallone sull'esterno della rete, la corsa di inizio gara tra l'enunciazione della lista e l'inizio della partita ci è andato a togliere quelle poche energie mentali che c'erano rimaste. Corre Macarunas, va a terra, punizione Cotton. Andiamo quindi in sede di commento, Emiliano, isolando un po' da questa gara l'altro big match, oltre a Lazio Calcio 8 contro Roma Calcio 8 Green Club, è sicuramente Colbert Dormarancia. Per te che l'hai vista in generale un po' lungo tutto l'arco della scorsa stagione, ne hai seguito l'evoluzione di Calcio 8 mercato, chi potrà farla da padrone in una sfida che a tutti gli effetti è già uno scontro diretto, anche se la triade del Dormarancia dice di voler lottare per la salvezza? Sì, ovviamente per una neopromossa si parte sempre con il minimo degli obiettivi.
Conti su punizione, rasoterra, ben deviata dal Cottini, dicevi. C'è però da dire che entrambe le squadre si sono rinforzate, anche se la Golbet ha perso poi due pezzi importanti, uno davanti e uno tra i pali. Forse potrebbe alla fine dei conti e vincere l'esperienza della Golbet. Arriva nel frattempo il triplice fischio del direttore di gara. Il Cotton Club ricomincia da dove aveva terminato nella scorsa stagione, 4-1 allo Cottini Staibano Gomme. Dura da più di un anno la striscia di imbattibilità di quelli di Pinna e Giuseppe Pulci, un Cottini a cui va comunque l'onore delle armi, ma la Supercoppa italiana la porta a casa il Cotton Club.